Ciao amici delle biciclette reclinate, oggi vi parlo del test del Mottarone tra reclinata e bici da corsa. Perché test del Mottarone? Semplicemente perché è la salita più dura che c'è dalle mie parti, nel quale una reclinata si dovrebbe trovare, diciamo, nel suo campo meno favorevole, e tra l'altro è il campo meno favorevole anche per me stesso. È una salita molto ripida, dove il mio peso, che non è bassissimo, non è neanche altissimo, comunque siamo sui 77 kg, mi fa di me non uno scalatore. Io riesco a esprimere la mia potenza massima molto meglio in pianura, si parla di 10, 15, anche 20 watt in più rispetto alla salita, e quindi è il momento peggiore per utilizzare una reclinata. Quello che mi interessava vedere è il tempo, quindi molto semplicemente andremo anche ad analizzare i dati della potenza e i dati dei battiti, ma quello che mi interessa di più è se metto me al massimo delle mie capacità, che tempo faccio? Quindi qui si toglie tutta una serie di variabili che potrebbero inficiare il risultato. Quindi si parla semplicemente di vedere quanto io riesco a fare con una bicicletta. Perché mi interessa? Perché chiaramente questo fa sì che vengano fuori le problematiche, ma anche l'efficienza delle varie biciclette. Sono test che continuo a fare, che continuo a ripetere, e soprattutto mi interessava anche un altro fatto: se effettivamente i misuratori di potenza tipo Assioma, quelli che ho ai pedali, fossero affidabili e registrassero una potenza corretta sia in bici da corsa che in reclinata. Questa cosa l'ho provata e vedrete dai dati che è molto semplicemente sì, assolutamente sì. La risposta è sì, perché i valori di potenza sono assolutamente allineati alla formula teorica di Ambrosini, che potete trovare su internet come si trova, perché esiste e cosa serve. E soprattutto le due biciclette alla fine della fiera raggiungeranno, lo vedremo poi nei commenti, dal vivo, una velocità praticamente uguale, una potenza praticamente uguale, battiti praticamente uguali e il tempo rimane praticamente uguale. Quello che è da sottolineare ed è secondo me fantastico nel vedere è che la bici da corsa e la reclinata su un percorso così nervoso, perché è un percorso nervoso e difficile come il Mottarone, si comportano nella stessa maniera. Anzi, addirittura poi, come sottolineavo poi dal vivo, quando ero in cima con la bicicletta da corsa, perché è questo relativo al video, il livello di stanchezza era inferiore in reclinata. Quindi lascio i commenti al video. Allora, eccoci arrivati sulla cima del Mottarone per il test di oggi. È in bici da corsa. Credo di aver fatto il primo tempo, la prima metà fino alla chiesetta, con un tempo esattamente uguale e watt uguali, circa 280 watt. Poi ho sofferto un po', veramente sono andato un po' giù di potenza, sentivo che le gambe non giravano bene, e invece in reclinata giravano molto meglio. Probabilmente è una questione di o che ho dormito male, o che oggi non sono perfettamente in forma, oppure effettivamente c'è un po' più di riposo nella reclinata perché ci si sdraia e si sta meglio. Tempo finale secondo me è praticamente uguale, lo vedremo poi da dati di Strava, anzi li vedete qua in sovraimpressione a posteriori. Quello che posso dire è che al di là del tempo sono più stanco in bici da corsa. Ho tirato di più il primo pezzo probabilmente e l'ho un po' pagato, siamo lì sul limite. Certo che quando vedi che due battiti sono, vai tra sopra soglia e sotto soglia, risparmiare due battiti grazie a una posizione più comoda vuol dire tantissimo. Infatti quando ero, diciamo, sotto soglia, 155 battiti, stavo strabene. Quando dovevo andare oltre i 160, 161, 162, con il primo pezzo fatto fino a 165, con alcuni punti a 165 battiti, sentivo che la gamba accumulava tanto acido lattico e poi facevo fatica. Per fortuna oggi, come anche in reclinata, ho su un rapporto corto, molto corto dietro, un 32, che mi ha salvato in un paio di occasioni, nel senso che non è che l'ho messo sempre, di solito andavo su col 34-28. Il 32 mi è servito in quei due o tre strappi a più del 15% e ho salvato la gamba, devo dire. Quindi lo consiglio vivamente anche per chi va in bici da corsa, non è disonorevole utilizzare un 32 dietro, tra l'altro è leggerissimo, questo che costa 50 euro ed era su un race e costa veramente una cazzata e pesa leggermente di più di un Ultegra. Ma penso che sia più o meno lì, scorre benissimo. Ok, dalla cima del Mottarone è tutto, sono molto stanco, però penso di andare giù verso Stresa. Ho messo su la maglietta sotto e adesso per non prendere freddo andiamo. Quindi alla fine, in conclusione, il test era molto semplice. Quanto riesco ad andare al massimo delle mie capacità su una salita molto ripida e molto nervosa. Voglio sottolineare che tutto questo è stato ottenuto con le due biciclette messe esattamente nelle stesse condizioni. Negli ultimi giorni ho fatto tante volte il Mottarone, circa 3-4
volte a testa sia per reclinata sia per bici da corsa, alternandole e utilizzando gli stessi periodi di riposo, quindi cercando di mettere nelle stesse condizioni. La conclusione è semplicemente che messe nelle stesse identiche condizioni, le due biciclette sono uguali. Quello che ho visto, e l'ho ripetuto anche in altri video, è che comunque questo succede a me perché ho un certo tipo di fisico. L'arginata premia soprattutto chi è abbastanza allenato e riesce a esprimere potenze medie abbastanza alte, diciamo FTP intorno ai 300 watt, che è importante perché nel momento in cui si hanno potenze molto basse, un FTP intorno ai 150 watt, magari si è molto leggeri ma si ha anche poca potenza, non si riesce a condurre la bicicletta in maniera favorevole, in maniera efficiente in salita. Questo è stato rilevato più volte, perché con la trazione anteriore c'è bisogno di un sovrappiù di potenza che consente di dare un controllo, perché sennò l'anteriore sbatacchi, quindi perdo molta più potenza rispetto a una bici da corsa sulle salite più ripide, perché non riesco ad andare dritto semplicemente. Quindi il mio fisico è stato molto meglio al tipo di bicicletta che appunto di cui stiamo parlando. Però in generale questo video serve, come i video passati che avevamo fatto anche con Alberto, non so se vi ricordate ai tempi, abbiamo fatto tanti video di confronto. Sostanzialmente questo tipo di bicicletta, questo tipo di reclinata, credo anche le altre, ma in realtà io sto analizzando questa perché ci vedo qualcosa in più, ha una caratteristica di efficienza pari sostanzialmente alla bici da corsa, con il vantaggio di essere molto più comodo e quindi di poter percorrere con più soddisfazione e meno fatica percorsi molto molto più lunghi. La bicicletta reclinata ha e deve avere una dignità che in realtà in questo momento non le è propria. È una bicicletta sconosciuta, quando invece, e questo video è l'ennesima conferma, dovrebbe, avrebbe dovuto essere la bicicletta prevalentemente utilizzata da chiunque, anziché avere quel trespolo col sellino scomodo. Ciao a tutti amici, ci vediamo al prossimo confronto, magari in pianura, vedremo un po' come sarà. Ciao, grazie dell'attenzione.